Nel suo intervento di oggi ha sottolineato che compito dell'architetto è reimpostare un nuovo alfabeto, un nuovo sistema di linguaggio non più autoreferenziato. Ci può spiegare cosa intende? Ma intendo semplicemente che bisogna riappropriarci di una serie di termini che sono stati abbandonati dall'architettura, perché l'architettura non è più stata la molla che ha fatto costruire. A far costruire c'è soltanto una volontà di tipo speculativo o comunque di investimento immobiliare. Quindi io credo si sia fatta molto immobiliare e poca architettura. Non sono gli stessi linguaggi che si usano in un caso o nell'altro, se non originando dei grandi fraintendimenti. Se non rimettiamo in sesto il linguaggio che ci accomuni, fruitori, investitore e architetto, il problema diventa quello del fraintendimento, della non comprensione. Ecco, lei ha augurato ai presenti di essere naufraghi, cosa vuol dire? È un'immagine a cui io tengo molto, è un'immagine che mi è rimasta da sempre quando ho incrociato Lucrezio e credo che Ulisse sia la dimostrazione. Noi siamo, se siamo moderni siamo Ulisse, non siamo altre figure in territori di mezzo, siamo solo quello. Rischio alto per qualsiasi impresa che ci assumiamo e la possibilità che nell'impresa comunque ci sia una variante che non controlliamo. E questa è la nostra contemporaneità. È difficile che io oggi preveda cosa succede fra 10 anni quando una cosa è fatta, ma non riesco neanche a farlo per l'anno prossimo. Quindi questa imprevedibilità, questa condizione quasi diuturna di difficoltà a programmare deve per forza portarci da quelle parti, non ci sono santi, non è che... Uno dei passaggi che ho trovato più interessanti durante l'incontro è stato quando ha sottolineato il valore dell'arte per l'architetto, cosa intendeva? Intendo dire che l'arte si fa e si consuma in tempi molto brevi, l'architettura invece è un'arte dei tempi lunghi, è una disciplina dei tempi lunghi. L'artista è per sua natura, ma l'architetto lo è anche, un sismografo particolarmente sensibile ai fenomeni sociali che pervadono il pianeta ed è l'artista che è capace di avvertire la minima scossa tellurica che forse poi annuncerà il vero terremoto. Il fatto che si consumi rapidamente, che si realizzi in tempi molto brevi, anticipa il fare dell'architettura. E comunque l'architettura ha sempre contratto enormi debiti nei confronti dell'arte contemporanea. A questo punto è forse più interessante che ci si metta a dialogare seriamente, che il prodotto sia fatto insieme, che l'architettura, se vuole essere anche poetica, come dicevo prima, perché lo dice anche Hölderlin, lo dice anche Heidegger, poeticamente abita l'uomo, non semplicemente abita. E se non è poeticamente, non sta abitando un'architettura, sta abitando un luogo che non gli appartiene. Riprendo una domanda che le è stata fatta stamattina, quali sono i suoi maestri? I miei maestri, ripeto, sono la natura fondamentalmente, la possibilità di aver osservato fin da bambino condizioni molto, molto legate alla natura, vivere con gli animali, vivere con la natura che cambia, assoggettare i ritmi del giorno a quelli veramente del clima, della meteorologia. Noi abbiamo ignorato che nell'architettura la meteorologia incide, perché abbiamo una specie di architettura passepartout e ovunque è sempre tutto uguale. E perché questo? Ecco, apprendere dalla... La mia fortuna, nato in un piccolissimo paesino, con mia madre contadina, mio padre minatore, ma comunque fortemente legati all'andare del tempo, ecco, insomma, credo che un dialogo col tempo sia fondamentale per fare architettura, anche perché non ci sono altre scappatoie. Ecco, come ogni anno, anche questa mattina l'incontro del Masterclass ha riscosso un grandissimo successo, c'è veramente un'attenzione incredibile da parte dei giovani russi, che sono letteralmente affamati del nostro modo di pensare, del nostro modo di fare design. Ecco, come valuta questa iniziativa e come valuta la situazione anche dell'identità russa? Il primo sorpreso sono io, con franchezza, perché non immaginavo che una sala con qualche centinaio di posti si riempisse e aggiungessero del seggiolame. Credo che la lettura possa essere duplice: da un verso la curiosità, la volontà di capire, dall'altra soffrire evidentemente di un gap che ormai attraverso i media viene messo in evidenza, no? C'è anche un problema, credo, serio di democrazia. Io non ho toccato questi termini, non era il luogo per farlo, ma credo che ci sia, nel senso che se da noi si è mal costruito perché qualche operatore immobiliare ignorava la qualità dell'architettura, qui invece sia un diffusissimo costruire semplicemente per aderire a distanze di tipo speculativo, e quindi qui ci va di mezzo veramente la democrazia, credo, la democrazia nel senso della polis, no? La democrazia. E quindi penso che possa essere doppia la lettura che si fa in questo caso, la curiosità da un verso, il domandarsi, il rispetto anche per una lunga tradizione che radica nel Settecento di Quarenghi, quando immagino San Pietroburgo, non per niente lo zar chiama un italiano a fare la città ideale. Quindi
un grande senso di ammirazione, un guardare verso l'Occidente ancora come luogo trainante culturalmente, ma dall'altro canto aver consapevolezza che il luogo che si vive non sta rispondendo a requisiti sufficienti di democrazia.